Finale di Coppa Italia ed è la giornata del 26 dicembre, tutte in campo alle ore 18. Si comincia con Jordan Polter che cerca subito la fast di Jovana Stevanovic, lei che è stata di casa Corsizio. Rivediamo, fast con 13-20 inquadrata Marina Zambelli, ora tocca Jordan Polter, di gran lunga uno dei migliori palleggiatori a livello mondiale. 13-23. Ace 14-24, Ellen Braga. Altro servizio ad andare sul nastro, la salva Olivotto, palla arpionata da Ungureanu, la salva a sua volta Ellen Braga, Casalmaggiore la rispedisce di là. Mingardi, pallonetto vincente, 14-25 nel primo set. In campo c'è stata solo Busto Arsizio. Ungureanu, questa volta cercare Ellen Braga, poi prova ad innescare le centrali Bekis con Ludovica Guidi, si complica la vita Busto Arsizio, free ball Casalmaggiore, Malual non chiude però il colpo, arginata dal muro Bustocco, prova il pallonetto Bosetti, c'è la copertura di Bekis, Carocci, bagger per Adu Malual, salvataggio strepitoso di Giorgia Zannoni e poi si lotta sul filo della rete, Malual consegna una palletta a Busto Arsizio che poi schiaffa forte con Mingardi, Arsizio che scappa ma Malual. Un attacco, un punto per lei che ora va a servire a mettere in difficoltà Busto Arsizio. Mingardi prova a non farsi venire il braccino, contenuta da Carocci, Bekis per Sherban. Sulla diagonale però c'è l'ennesimo grande salvataggio di Giorgia Zannoni, non può offendere come vorrebbe però Ungureanu, picchia forte Casalmaggiore con Sherban, tiene sempre Busto Arsizio che poi rivediamo. Cambia colpo in volo, non ci arriva Olivotto, reduce da un ace che potrebbe riaprire il parziale, ci arriva questa volta Sherban, Malual a cercare un pallonetto molto leggibile da parte proprio di Olivotto e poi Bosetti a cercare le mani del muro di Casalmaggiore. Le ragazze di Busto Arsizio, vediamo da questo replay, il tocco non c'è e dunque il punto se lo prende Casalmaggiore. Servizio Bosetti su Sherban, Bekis per Malual che non mette più potenza negli attacchi, ha cercato un pallonetto, free ball si rifugia in Casalmaggiore, si rifugia in una free ball e poi chiude il punto. Punto Casalmaggiore 13-20, servizio Guidi che impensierisce un pochino Zannoni ma poi Polter. 6 punti di distacco per Casalmaggiore che picchia forte con i servizi di Kinga Sic, posizione slash di Ungureanu e poi Sherban, fosse stato tocco da parte del muro ancora. Ungureanu, palla in campo, terzo ace, 16-24. Servizio tonante di Ungureanu, Malual con la pipe troppo docile per Busto Arsizio che adesso ci mette potenza con Mingardi che non passa, è la terza volta consecutiva che si fa murare l'opposto Bustocco. Bekis per Malual, la difende Sofia Monte, poi Mingardi a picchiare sul profondo ad una mano, addirittura Kinga Sic, si osservano un po' troppo Bekis e Carocci, Malual non trova il Taraflex, Mingardi prova il pallonetto, c'è la copertura di Carocci, Bekis per Malual che non passa, il set lo chiude Busto Arsizio con la murata di Olivotto. 4 che ora può piazzare servizio con Polter su Sherban, Bekis per Adu Malual e qui sfrutta una servizio su Ungureanu, Polter ad accelerare per Olivotto, tocca il muro, tiene Carocci e poi Sherban, svassoiata lì, si ripropone il servizio per Busto Arsizio, sempre ficcante dai 9 metri Rossello Olivotto, Casalmaggiore esce dalle sabbie mobili con Ludovica Guidi. 23-18 Busto Arsizio, tocca a Camilla Mingardi, prova sempre comunque a forzare, a piegare le mani a Carocci, corre Bekis per innescare Sherban. 24-19 Busto Arsizio, servizio Bekis su Giorgia Zannoni, Polter per Adelina Ungureanu,
che blinda il successo della Unity Work Booster Sizio, sbancata Cremona, sbancato il Palaradi.